Ciao ragazze, nel video precedente avete visto il modello che stavo costruendo, quindi il nuovo secchiello. Questo secchiello è meraviglioso, intanto è molto più bislungo, detto proprio in italiano, bislungo del precedente che ho fatto azzurro e bianco. Questo è alto 35 cm, la parte della scocca è un rettangolo di 60 per 35 appunto. E la parte del fondo, che tra l'altro io ho trapuntato, quindi come vedete è un cerchio perfetto di 20 cm di diametro. Ho messo anche i piedini perché sono comodissimi quando appoggi la borsa. Ho rivestito il fondo con del feltro pesante, l'ho cucito, quindi ho irrobustito la parte del fondo. Adesso io la borsa l'ho riempita perché tiene la forma sicuramente in modo migliore. Ho preparato la mia tracolla con i miei bei ganci color ottone, anzi color bronzo, che è una cosa che io amo molto. Ho fatto i miei manici da braccio, sì, da braccio direi. Poi ho preparato, come vedete, i laccetti in cuoio che ho fatto passare nella mia coulisse. La coulisse l'ho corredata di pelle, perché io comunque ho tutti i rimasugli di pelle anche che mi dà il mio pellettiere, e quindi ho preparato la mia coulisse e dentro la borsa è molto molto spaziosa, ci sta dentro di tutto di più, portafoglio, maglioncino per la sera, eccetera eccetera. Quindi questo è secondo me un bellissimo secchiello. Questo lo possiamo anche mettere all'interno in modo da non avere, cioè non vediamo quello che è la coulisse, ma a me piace invece vederla la coulisse. Quindi noi quando la vogliamo chiudere, questo è a laccio unico, è una coulisse a laccio unico. Il cordino di cuoio in fondo ho messo, ho fatto i due nodini in modo da fermarlo, così io tiro. I laccetti restano fuori, il cuoio è sempre bellissimo e questo è, scusate, il mio secchiello. Adoro questo secchiello. A voi piace? Ditemi qualcosa. Ciao!